Buongiorno a tutti dal Giornale della Vela. Oggi siamo al Marina Cala dei Medici a Castiglioncello, ospiti di Marina Yacht Charter, distributore esclusivi italiani e francesi di Dufour Catamaran. In questo nuovo video andremo insieme alla scoperta del Dufour Catamaran 48. Se vi piacciono i grandi spazi e il comfort a bordo, questo potrebbe essere il catamarano perfetto per voi. Le situazioni che si possono vivere come il tramonto e l'alba in una rada, non c'è albergo o situazione che possa ripetere la rada in una barca. Il catamarano è un oggetto che deve essere comodo. Gli spazi la fanno da padrone. È dotato di tutto in comfort, una grande dinette dove può ospitare fino a 10 persone, un grill esterno per la cucina e poi l'apertura, come vedete dietro alle mie spalle, che dà direttamente sulla cucina interna. Questa è la nostra filosofia, cioè il cliente deve stare in una villa al mare. Il disegnatore Felci ha fatto qualcosa di veramente particolare, facendo queste prue rovesciate, questa tuca bassa, quindi non sembra, come si dice, un mobile sul mare, perché il catamarano è veramente bello esteticamente. È un concetto un pochino più nuovo, con la tuga portata più verso prua e gli spazi nei pozzetti che altri catamarani della stessa misura non hanno. Il grande pozzetto che permette una vita all'esterno molto confortevole. Fuori troviamo un grill e una cucina esterna. La coperta di Dufour Catamaran 48 è decisamente creata per non rinunciare a nessuna comodità in navigazione dall'ancora. Ho apprezzato moltissimo la decisione di Felci di mantenere le reti a prua. In primo luogo perché lasciano l'emozione di sdraiarsi sull'acqua tipica dei catamarani. Ed inoltre per la loro funzione tecnica di sfogo dell'onda in caso di mare formato, che dona sicuramente più comfort in navigazione. La tuga bassa dona una linea veramente accattivante, che viene però un po' spezzata dal flybridge. Devo però ammettere, dopo aver passato una giornata su questo catamarano, che questo generoso flybridge comporta dei vantaggi indiscutibili su un'imbarcazione di questo tipo. L'imbarcazione dal fly, la guida dal fly è tutta un'altra cosa. È una zona molto conviviale, due prendisoli enormi. Il fly è un'altra imbarcazione. Dato che è un fly dove passiamo molto tempo, è dotata di un frigorifero, permette proprio di, se uno vuole, vivere esclusivamente sul fly. Azzeccati, riusciti bene, con degli spazi interessanti. La barca dove siamo in questo momento a bordo è la versione 5 cabine, 5 bagni più cabina skipper nello scarpone di sinistra. Naturalmente la versione è quella che noi consigliamo sempre perché ha degli spazi veramente grandi. Sono stati scelti tre frigo bassi, di cui due frigo normali e un congelatore, che permettono di avere questa visibilità a 180 gradi della dinette. La cucina è dotata di lavastoviglie, forno a microonde, forno elettrico. Addirittura l'anno scorso ci sono stati gruppi dove si sono portati il cuoco e il cuoco ha potuto realizzare i suoi piatti come se fosse in una cucina di casa. La barca è dotata di generatore, aria condizionata, dissalatore, quindi può rimanere una settimana, due settimane fuori senza nessun problema. Nel charter la barca ha un plus in più perché ha delle dimensioni e dei comfort che non sono di tutte le imbarcazioni. La sensazione che si ha entrando è che nonostante ci possano essere fino a 12 persone a bordo, non si debba rinunciare alla propria privacy. Per garantire la riservatezza delle cabine, anche le scale di accesso agli scafi sono sfalsate, una a sinistra e due a dritta. La caratteristica che più ho apprezzato di questi interni sono le linee pulite dal design ricercato e la comunicabilità fra la zona cucina ed il grande pozzetto.
Dufour Catamarani è un orgoglio perché sono barche costruite in Italia. Il disegnatore di questa barca è Felci, quindi disegnatore italiano. Barca 100% italiana. Dalla vetroresina ai legni a tutto quello che è l'assemblamento fatto nel comparto di Forlì, dove devo dire sanno costruire veramente bene le barche. E tutti i clienti che hanno comprato la barca, i clienti privati, ma anche le società di charter che ci stanno acquistando l'imbarcazione, ho il piacere di portarli in azienda. Questo catamarano qui ha lo scafo fatto in sottovuoto, tranne i laterali che sono resinati a mano. Se guardiamo lateralmente il catamarano, sembra uno specchio. È un'attenzione che va poi a dar valore all'oggetto. È logico, con qualsiasi vento, con poco vento, pesa. Però sull'onda la barca non scricchiola, non svirgola, non si piega. Perché? Perché la qualità di costruzione è molto alta. Questo CAT si rivolge principalmente alle società di charter ed il progetto si rifà molto all'eleganza e al comfort. Il Bompressino può essere richiesto come opzione e può essere utilizzato per rissare Jennaker o Cozzero. La zona di comando è sul fly e ciò offre sicuramente un vantaggio perché possiamo tenere sott'occhio tutta la barca. Questo è importante quando lo skipper porta un equipaggio inesperto. Lo scafo è ben disegnato e veloce, il che ci porta alla velocità di circa 8 nodi e mezzo a circa 2000 giri. L'armatore esigente, perché cerca l'estetica, che prima non c'era, cerca la fruibilità all'esterno, ma anche all'interno, cerca in questo caso la comodità. La barca si sposa bene per farla lavorare in charter, perché ha tutti i comfort di una villa che sul mare. È un acquisto dell'imbarcazione, noi gliela concediamo un paio di settimane l'anno durante la stagione, poi tutto l'inverno. Dopodiché il cliente dice: ok, la Toscana l'ho vista, voglio vedere la costiera amalfitana. Monta sulla stessa barca, non è la sua a cui lui ha dato il nome, ma è identica. Ci sono i progetti nuovi che quest'anno vedranno la luce, sono il 44 Vela, e dietro a un trend in crescita sarà fatto in contemporanea anche il 44 a motore. Nei prossimi anni c'è il progetto di un'imbarcazione molto più grande. Quello che mi piace personalmente è la convivialità di questa imbarcazione, e cioè anche in 10 persone nessuno si sente invaso nel proprio spazio. Il focus, come noi tutti italiani, è la cucina, il tavolo, le dinette, quindi sono zone straordinarie. La cucina è veramente una cucina di un appartamento, le imbarcazioni hanno delle camere comode, dei bagni a misura d'uomo. Questo mi piace, più la comodità della barca. Invitiamo tutti quelli che vogliono provare il catamarano a prendere la barca in charter, dopodiché decidono se l'imbarcazione è come ve l'ho descritta io. È proprio il caso di dire che Dufour Catamaran ha creato una vera e propria villa sul mare, perfetta per le vostre vacanze all'insegna di sole, mare e divertimento, con amici o con la famiglia, ma senza rinunciare a nessuna comodità. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti e arrivederci al prossimo video. Buon vento!